Salve a tutti. Dopo una striscia negativa al campionato, finalmente l'MSP è riuscito a ritrovare i tre punti fondamentali. Riuscirà l'MSP a rilanciarsi in campionato? Scopriamolo. Episodio dell'MSP. In mia compagnia, signori, non potevano che non esserci loro, i due barra no, i tre protagonisti dell'MSP. Signori, che dire riguardo la stagione? Purtroppo quest'anno la fortuna non ci ha girato come avremmo voluto, però ragazzi, come dice un vecchio allenatore nostro, la fortuna è componente e fa parte del percorso, giusto? Te lo ricordi questa frase? Di qualche allenatore? È giusto, vero? Signori, aspettatemi un comeback, io ci credo e sono carico. Adesso andiamo direttamente dove stiamo andando, che ve lo mostreremo tra pochissimo. Poi dopo ci vediamo direttamente alla partita. Let's go! Ragazzi, come avete potuto vedere e immaginare, siamo da The Peach Football Store Milano. Goyo e Peco sono venuti ad acquistare proprio qui le loro paia di scarpe perché avevano appunto bisogno di una scarpa. Eccoli! Allora, bene, bene. Soddisfatti? Soddisfatti? Alla grande. Cosa avete preso? Una paia di scarpe? Esatto. Dai, fateci vedere le scarpe. Così sono forte, Signori, fortissimo. Signori. Alla fine sono quelle, eccole. È tempo di partita. Ragazzi, link in descrizione per poter acquistare anche voi un paio di scarpe da The Peach. Trovate tutte le info in descrizione per venire da The Peach a Milano e andate ad acquistare il vostro paio di scarpe, ragazzi. E poi fatemi sapere quanti gol farete con quel paio di scarpe. Dai, dai. Oh, forza. Ora con questi non potete più sbagliare. No, per forza. Go! E bentornati a tutti con la serie dell'MSP oggi. Partita tra Valsanterno e MSP. Un saluto dal vostro Pippegone. Rimessa laterale per l'MSP dentro l'area di rigore. Bartolini all'interno dell'area, all'appoggio. Buonissima la chiusura da parte della difesa del Valsanterno, che prova un contropiede, ma buonissimo il recupero da parte della retroguardia. Lancio lungo del Valsanterno, chiusura difensiva, il pallone che torna a disposizione del Valsanterno, l'appoggio sull'auto di sinistra con il numero 6, il capitano, parte il cross all'interno dell'area, chiusura della difesa, poi parte il tiro del numero 8 del Valsanterno, pallone che però si perde sul fondo. Battaglia in mezzo al campo, lo vince la battaglia il centrocampista del Valsanterno, poi l'apertura verso l'attaccante del Valsanterno, entra in aria, salta uno, salta due, il numero 11, poi parte il tiro, il pallone che viene deviato in calcio d'angolo per il Valsanterno, gioco corto, attenzione, l'MSP ha già preso gol da gioco corto, poi parte il cross sul secondo palo, buonissima la chiusura difensiva, ancora in trazione offensiva, l'emessa laterale per
Recupera palla l'MSP, lancio lungo. Attenzione, il numero 10 dell'MSP. In volata parte il tiro e pallone che finisce sul fondo al 15° minuto. Occasionissima per l'MSP con il suo numero 10 che non è riuscito a concretizzare. Un'occasione importantissima. Ancora il pallone verso Bartolini. Bartolini che cerca di tenere sulla squadra. Ci sta riuscendo parzialmente in questa sfida. Sfida che ancora è sullo 0-0, reti inviolate. Sta vincendo e sta prevaricando la difesa rispetto agli attacchi. Però attenzione dentro per il numero 11 del Valsanterno. Cerca di girarsi, buonissima la chiusura. Non trova spazio l'appoggio. Il pallone per il numero 10 che cerca un sombrero. Lo trova ancora dentro l'area di rigore. L'appoggio ancora per il numero 11. Non riesce a trovare spazio per il tiro. Ancora l'appoggio per il numero 10. Parte il cross. Chiusura della difesa dell'MSP. Campo che, signori, è al limite dell'impraticabile. Ma questo è, questo propone il menù di oggi. Poi ancora la giocata buonissima da parte del numero 6 che cerca l'1-2. Non lo capisce il numero 7 del Valsanterno. Ancora Inek. Lancio lungo verso il numero 10 dell'MSP. La chiusura da parte del Valsanterno. Recupera ancora palla l'MSP. Fallo sulla tre quarti all'out di destra. Parte il calcio di punizione. Parte il cross all'interno dell'area. La chiusura. Poi parte il tiro. Veramente poco preciso. Di molto alto sopra la traversa. 37° minuto. L'apertura del numero 10 del Valsanterno sull'out di destra. Attenzione, si accinge a crossare il terzino, l'apertura, la chiusura, parte il tiro poi dal limite dell'area, che però finisce sul fondo. Battaglia ancora a centrocampo, ancora vinto dal Valsanterno, parte il cross all'interno dell'area di rigore, ottima la chiusura da parte della difesa dell'MSP. Calcio d'angolo, parte il tiro, ancora ribattuto da parte della difesa del Monte San Pietro. Ma ancora il Valsanterno in fase offensiva. Ottima ancora la chiusura. Siamo al 45°. L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Risultato è fermo sullo 0-0. Fine primo tempo, ragazzi, 0-0. Partita molto bloccata fino a qua. Forse c'è stata una chiara occasione per noi. Anzi, togliamo il forse, perché forse l'occasione più nitida è stata quella di Dondi, che purtroppo è arrivato a tu per tu col portiere e la palla non è riuscita ad entrare. Ha calciato abbastanza bene, però secondo me lì poteva fare ancora meglio. O no, Gabri? Ti dico, la direzione dall'alto del drone era giusta, solo che sai, con questo campo, tutto il fango, un pochino verso la fine, è andato verso l'esterno. Sì. E probabilmente non aveva calcolato quello, però peccato. Forse entra anche Goglio, forse, perché causa un piccolo infortunio, diciamo, che è rimediato settimana scorsa, ha fatto un po' di fatica e quindi il mister non ha schierato dal primo minuto. Vediamo se riuscirà a recuperare, con il riscaldamento andrà bene. Quindi, signori, speriamo bene per l'MSP, ci siamo dopo. Let's go per il secondo tempo. Ripartito dunque il secondo tempo con l'MSP che cerca in tutti i modi di portarsi a casa questa vittoria, ma il Valsanterno si sta rivelando una formazione piuttosto ostica e molto precisa. Ora un calcio di punizione dal limite dell'area col mancino, parte il capitano sulla barriera, ancora il capitano, pallone che sibila l'incrocio. Simone Pechini guarda il pallone che termina sul fondo. Può solo pregare. E per questa volta gli è andata molto bene. Ancora il Valsanterno che recupera un pallone dentro l'area. Cerca il dribbling. L'intervento. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Valsanterno. L'arbitro sicurissimo qua. L'intervento poi. Calcio di rigore. Il tiro e la rete. La rete da parte del numero 11. Simone Pechini prova ad arrivarci ma non riesce, intuisce, ma non ci arriva. L'MSP che dunque è sotto 1-0, ma ancora il Valsanterno in trazione offensiva, 52°. Prova la rovesciata, la pippega, non ce la fa. La chiusura ancora della difesa dell'MSP che però, se dobbiamo dirla tutta, si trova in estrema difficoltà. Estrema difficoltà.
ancora il lancio lungo, difesa un po' allo sbando da parte dell'MSP, parte il tiro, guarda la zolletta, numero 20, il pallone che si perde sul fondo, occasionissima per il Balsanterno. Calcio di punizione per il Balsanterno. Parte il cross all'interno dell'area di rigore, la parata comoda da parte di Simone Pechini. Ancora rimessa laterale per il Balsanterno. Entra in area di rigore, non riesce il dribbling, il pallone che però finisce sul fondo. 72esimo calcio d'angolo per il Balsanterno. Attenzione, può partire il cross. Cross che arriva sul primo palo, la chiusura da parte della difesa dell'MSP. Si prova un contropiede ma nulla di fatto per ora. Ancora rimessa laterale per il Balsanterno. Ancora il tentativo poco efficace da parte dell'attacco del Balsanterno. Attenzione, calcio d'angolo! Il tiro direttamente in porta da parte del numero 11, il pallone che bacia il palo opposto. Veramente un'occasione incredibile, importante. Ha provato la giocata con il destro. 78esimo, ci prova l'MSP che si è fatto vedere pochissimo nel secondo tempo. Ancora Bartolini, ma sembra proprio giornata no per l'MSP. Il contropiede da parte del Balsanterno con il numero 7, l'assist per il nuovo entrato numero 19, finta di tiro, Suola, parte il tiro che si insacca nell'angolino, la rete, il 2-0 del Balsanterno, la rete da parte del numero 19, veramente un'ottima giocata. Siamo all'84esimo, siamo all'85esimo, ma l'MSP sembra non essere in partita. Sicuramente le assenze anche del nostro Samuel Afrie possono aver inciso in questa sconfitta. Certo è che dai ragazzi dell'MSP ci si aspetta sicuramente qualcosina in più. Adesso si prova con Inek, ancora il tiro da fuori, la rete meravigliosa di Inek, una rete clamorosa. 89esimo, ci aspettavamo qualcosina di più ed eccola la rete da 25-30 metri, il pallone che si insacca sotto l'incrocio. Adesso gli ultimi minuti di fuoco, vediamo se riesce ad agguantare il pareggio l'MSP, che comunque ha fatto troppo poco. Ma il calcio è strano, il calcio ci insegna che basta pochissimo per riaprire le partite. Adesso un fallo da dietro con tanto di cartellino giallo. Punizione per il Balsanterno dentro l'area di rigore. Il numero 7 trattenuto, arbitro non fischia, ancora il numero 7, parte il tiro. Veramente difficile tenere il pallone vicino. Ma questa era l'ultima azione di Balsanterno MSP. Risultato che si conclude sul 2-1 per la squadra di Balsanterno. Ragazzuoli, che dire, si conclude qua un'altra partita, un'altra giornata di campionato. Ragazzi, direi vittoria da parte loro meritata, perché nel secondo tempo ci hanno creduto un po' di più. Come hai visto la partita dal campo? Allora, partita secondo me contro una grandissima squadra. Abbiamo trovato il gol della bandiera all'ultimo, non è bastato, però ora testa alla prossima. Testa alla prossima, per forza. Detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. Dal MSP è tutto, o meglio, dall'MSP, sì. Dall'MSP in trasferta. Sì, dall'MSP in trasferta è tutto, signori, ci vediamo al prossimo episodio. Bella, ragazzi. Let's go, supportateci sempre, mangiate il risgolpolo.